In fiamme un altro impianto di trattamento rifiuti della capitale, a poco più di 3 mesi dal maxi incendio che ha messo KO il TMB Salario, un rogo è divampato nel TMB di Rocca Cencia, alla periferia est della capitale. A dare l'allarme la vigilanza interna. Sono così intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, personale dell'AMA e della polizia. Dalle prime informazioni sembra che l'incendio abbia interessato una porzione contenuta della struttura. Le fiamme sono state circoscritte dai pompieri e non si segnalano i feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo. La situazione siamo qui per capirla. Io sono del territorio e oltre consigliera comunale voglio capire perché non ci hanno fatto entrare. Siamo stati, purtroppo capiamo anche che ci sono delle verifiche in corso, però sono entrati solamente gli esponenti della maggioranza del territorio, sono entrati la sindaca, il presidente del municipio, a noi non ci è stato fatto data la possibilità di poter entrare. Vorremmo capire qual è lo stato dell'arte di questo impianto, se appunto è sicuro per il territorio da questa sera in poi, e vorremmo capire appunto oltre questo qual è il prossimo impegno di questa maggioranza, se effettivamente mantengono quello che dice oppure sarà per l'ennesima volta un'altra presa in giro, perché il territorio non ne può più. Il territorio è già un impianto in sofferenza già da prima, sta accogliendo rifiuti di altri impianti, di altre zone, di tutta Roma. Non è possibile che di notte noi veniamo qui di corsa perché accade qualcosa che probabilmente potrebbe essere già un preannuncio. Noi vorremmo sapere semplicemente lo stato dell'arte. Siamo preoccupati e vorremmo entrare. Capiamo che insomma stanno facendo, come dicevo, le verifiche del caso. Aspettiamo qui e vi sapremo dire a breve. In sofferenza però c'è anche l'amministrazione comunale, manca l'assessore all'ambiente. Manca l'assessore all'ambiente, i dirigenti per quello che possono cercano di fare del loro meglio, ma purtroppo la politica oggi necessita, serve la politica a Roma. Capiamo che è un momento anche di difficoltà per questa maggioranza, non ci interessano le indagini giudiziarie, ma ci interessa sapere se questa maggioranza realmente può essere in grado di governare Roma. Questa è la nostra problematica. Dopo l'incendio al TMB Salario, noi cittadini avevamo denunciato la preoccupazione e avevamo chiesto almeno di aumentare il livello di sicurezza di questo impianto, visto quello che è accaduto, visto che magicamente erano spente le telecamere quel giorno. Adesso noi chiediamo una cosa molto semplice. Io spero che fra qualche ora il responsabile di questo impianto ci dica che queste telecamere erano accese e ci faccia sapere al più presto che cosa ha scatenato l'incendio stasera qui. Ripeto, a noi non ci interessa se sia mafia o mala gestione, a noi ci interessa la salute nostra e delle nostre famiglie. Esatto. E chiudo. Sul posto la sindaca di Roma Virginia Raggi, che in tarda serata è stata raggiunta dal procuratore Villani, che indaga sull'incendio. Speriamo si possa fare chiarezza quanto prima sulle cause, ha dichiarato la Raggi. Siamo già al lavoro per evitare disagi per i cittadini. Ricordo che questo impianto tratta circa un quarto dei rifiuti di una metropoli con 3 milioni di abitanti. Voglio ringraziare il vigilante dell'AMA che per primo ha dato l'allarme e ha evitato che l'incendio potesse essere più vasto. Lo stabilisce il magistrato se episodi gravi e che natura c'ha. Io non quello che ho fatto, sono andato lì per vedere. Sindaca, rispetta la legge! Rispetta la legge! Operazioni di spegnimento. Scappa, scappa, che poi lo restano! Si sta procedendo allo smassamento, come detto, quindi. Si può dire comunque le aree che sono state colpite dall'incendio, di che cosa si tratta? Camado. Si tratta dell'incendio di molti materiali, diciamo così. La sì, parte della trasferenza. Della parte dove ci sono le vasche, dove ci sono i due bracci che smistano il multimateriale. Quindi la parte dei materiali trattato praticamente? Sì, sì. O la TMB, Presidente, non hanno fatto entrare. C'è un rischio di sequestro. Domani mattina i bambini possono andare a scuola. Non lo so, questo lo stabilisce il magistrato. Forse una parte sarà. Una parte, scusate, io o rispondo a uno o rispondo a un altro. Una parte forse. Forse sì, una parte sarà. Però una parte sarà probabilmente oggetto di sequestro, ma il resto dell'impianto è in grado di funzionare. Presidente, perché non hanno fatto entrare i consiglieri dell'opposizione? Ragazzi, i consiglieri dell'opposizione perché non l'hanno fatto entrare? Non lo chiedete a me, non decido io chi è che ha deciso. Sono mica il comandante. Chi è che ha deciso? Non lo so.
Ma i bambini delle scuole possono andare a scuola domani mattina? Da domani quindi l'impianto continuerà a lavorare? Da domani non lo so, però insomma nei prossimi ore continuerà a lavorare. L'impianto non è fuori uso. L'impianto è funzionale. La parte invece che rischia di essere sequestro? Questo lo decide il magistrato. Sì, immagino che vai a stare interessato. Adrice, all'audio, sì. Di dormire sereni, eh? Ai bambini domani mattina di andare a scuola. L'incendio non l'ho provocato io. Ci mancherebbe, ammazzavamo proprio. Il fumo è smaltito e ormai se n'è andato. Non so, lì dentro c'è l'ARPA, decidono loro. Ma lei come presidente che dice? Possono andare i bambini a scuola domani mattina? Ma dico, mi state attribuendo delle facoltà che non ho. Insomma, non capisco. E queste cose decido io. Secondo lei io lo decido a naso, dovranno essere fatte dei rilievi, penso. Manella, no? Il municipio comunque si è sempre espresso per la chiusura. Sto di Rocca qua. Cencia. Certo, lei è qua. Certo. Si doveva arrivare a questo episodio per ricordare la pericolosità di Rocca Cencia. Ma abbiamo fatto quattro consigli straordinari. Ma però insomma, Rocca Cencia continuava a funzionare. E lo so, ma secondo voi lo chiudo io Rocca Cencia domani mattina? Abbiate pazienza. Credo che siano operazioni complesse. La scuola non lo so, non decido, pure questa non la decido io se la scuola va chiusa. Chiaro, vanno fatti dei rilievi e in base a questi rilievi qualcuno deciderà che la situazione è da ritenersi per una chiusura della scuola, la scuola era chiusa, ma non decido io. Sì, quello che volevo dire è che questo episodio riporta comunque quindi all'attenzione che forse questo è un impianto che non deve più esistere in un territorio come questo. Su questo siamo d'accordo, si sta lavorando per il superamento di questo impianto e non ci stiamo dormendo sopra. Però non è che stiamo chiudendo l'impianto del genere dall'oggi al domani. Visto che la sindaca Raggio è andata via, non ha avuto l'opportunità di parlare con noi, le impressioni, le indicazioni, che magari le prime indicazioni che sono arrivate dalla sindaca? La sindaca sta lavorando come stiamo lavorando tutti per superare il problema. Presidente, faccia il commento che la sindaca è scappata via sgommando con la macchina. Lei sta sempre strumentalizzando. Commenti questo che è scappata via. Vabbè, come è scappata via.